Ciao a tutti, come sapete, da qualche tempo in Emilia-Romagna è passata la legge per l'obbligo vaccinale per i bambini che vogliono iscriversi all'asilo nido. Noi, come sapete, abbiamo contestato fortemente questa legge perché secondo noi è una legge discriminante, ossia i genitori che ad oggi sono dubbiosi sulle vaccinazioni vanno convinti della bontà delle vaccinazioni, verso le quali anche noi siamo favorevoli, però sicuramente non è costringendo i genitori che si può risolvere il problema dell'abbassamento della soglia vaccinale, soprattutto in Emilia-Romagna, che negli ultimi anni è calata notevolmente. Questa legge è piena di contraddizioni e oggi, purtroppo, iniziamo ad avere i primi risultati di queste contraddizioni. Infatti, ci stanno arrivando diverse segnalazioni dai genitori. Vi spiego brevemente. Come sapete, le vaccinazioni obbligatorie in Italia sono quattro, mentre invece nelle ASL normalmente ai bambini viene fatto il cosiddetto vaccino esavalente, cioè che protegge da sei malattie e non da quattro. Questo in maniera praticamente automatica, senza nemmeno informare i genitori. Cosa sta succedendo? Visto che le vaccinazioni obbligatorie appunto sono solo quattro, per poter iscrivere i propri bambini all'asilo nido è necessario fare le quattro vaccinazioni. Bene, alcuni genitori, chiedendo alle ASL di fare solamente le quattro vaccinazioni obbligatorie, si sono sentiti rispondere che non è possibile perché non sono disponibili i vaccini singoli. A questo punto si crea il primo grande buco di questa legge, ossia se io genitore voglio iscrivere il mio bambino all'asilo e rispettare la legge, devo avere l'obbligo solo verso i quattro vaccini obbligatori e quindi devo avere la disponibilità dei quattro vaccini obbligatori. Se mi viene negata, sono davanti a una scelta difficile: non vaccinare mio figlio oppure e non iscriverlo all'asilo, oppure iscriverlo all'asilo nido, ma somministrargli delle vaccinazioni verso le quali ancora non sono convinto. Come potete capire, i genitori della nostra regione sono in seria difficoltà. Un altro caso che è emerso in questi giorni è il costo del vaccino verso la meningite. Questa è un'altra contraddizione, ossia la regione, che dice di voler tutelare la salute dei nostri bambini e che ha anche accusato il Movimento 5 Stelle di non voler tutelare la salute dei bambini, cosa assolutamente falsa, però fa pagare il ticket per, ad esempio, il vaccino contro la meningite. E sapete, purtroppo, in questo periodo, sta tornando in alcuni casi. Ci sono stati alcuni casi di meningite in Toscana, purtroppo qualcuno c'è stato anche in Emilia-Romagna. Quindi i genitori allarmati che vogliono vaccinare i propri figli invece si vedono addebitare un ticket e quindi aggiungere un costo alla propria spesa familiare. Come vedete, questa è una legge piena di imperfezioni. Abbiamo presentato un'interrogazione a Venturi, vedremo cosa ci risponderà perché i genitori della nostra regione hanno diritto a vaccinare i propri figli per le quattro obbligatorie per poterli iscrivere al nido e rispettare la legge, altrimenti si crea solo confusione. Inoltre, vedremo anche quale sarà effettivamente il livello di informazione che metterà in atto la regione Emilia-Romagna perché, come vi abbiamo spiegato e come tutti i giorni veniamo a conoscenza, c'è tanta confusione tra i genitori e sappiamo che la confusione può creare solamente altri timori ed altra sfiducia. Aspettiamo la risposta di Venturi e vi teniamo aggiornati.